all'interno della società sicuramente sarà stato un argomento dibattuto. Mauro Valisore è molto impegnato con le istituzioni e gli enti preposti per riuscire a risolvere questo problema, ma è un problema molto delicato perché riguarda l'ordine pubblico, quindi se tu fai mosse poi ti vengono a attaccare, a dire sei andato contro l'ordine pubblico. Adesso dico una cosa che comunque è molto enfatica, ma pensate quanto è bello il calcio. Cioè, ma pensate quanto è bello lo stadio dove tutti possono andare, pensate quanto sarebbe bello evitare gli eccessi che alcuni conoscono e che hanno reso impraticabile anche per questo motivo. Questo non sarebbe la difesa, io no, 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 ti ho capito perfettamente. No, no, certo, questa è una cosa veramente inquietante che debbano pagare un numero di tifosi veri e poi togliere la Roma ai romanisti, veramente. Devono fare come in Inghilterra. No, beh, quello comporta. Mi devono arrestare quando fanno cose scorrette. In fragranza di reato, no, ci sono le cose. Spero che però. Ma certo che ci vieni, ma guarda, tu non sai quanto ha pagato, nonostante che la Roma abbia vinto le partite in casa, ha fatto salvo della scelta con Napoli, però ha vinto le partite in casa, quindi non è ipotizzabile dire che la Roma abbia sofferto dei risultati per le Roma. Ha superato il record di testata, quindi no. Sì, certo, ma che cos'è una squadra senza portiere? Guardate che i calciatori, i direttori sportivi, gli allenatori lavorano solo perché la gente sia felice. Quello è l'unico scopo del calcio e dello sport in generale. Non c'è altro. La gente si è felice, io quando vedo i bambini che festeggiano, perché il calcio è fatto per questo? Com'è? Scusa, non ho sentito. Per la gente, no, il calcio è della gente. Che sono concetti, purtroppo, che un presidente che non tutti voi, alcuni di voi conoscono, ma che io ho frequentato per lavoro, non capisce. Il calcio è della gente, le società sono dei proprietari e le squadre sono della gente. La gente si rispecchia dentro la squadra, non esiste una squadra che non ci abbia il suffragio, il supporto popolare. Il calcio è di tutti voi e di tutti quelli che stanno fuori. Quanto incide la distanza fisica di Pallotta sui risultati, sulla gestione dell'azienda? Scusate direttori, volevo chiedere quanto questo modello di calcio moderno sia incompatibile con la partecipazione popolare, nel senso che